Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute su The Book Hunter. Io sono Miria e in questo piccolo angolo di YouTube vi parlo del mio personalissimo mondo, cioè quello dei libri. E questa puntata qui è dedicata a quello che ho letto nel mese di marzo. Anche marzo è stato un mese in cui ho letto abbastanza, diciamo nella media, non ho esagerato. E sono state storie piuttosto variegate e diverse fra loro. Protagonista di questo mese è sicuramente Indie Books. Per chi non lo conosce, Indie Books è un progetto che ormai da anni si concentra nel dare pubblicità alle piccole case editrici indipendenti italiane. Ogni mese viene selezionata una casa editrice e chi decide di partecipare l'ultimo del mese porta la sua recensione della lettura che ha scelto. La casa editrice di questo mese era Polillo Editore e nel bellissimo catalogo della casa editrice io ho scelto un classico che ancora non avevo letto, non conoscevo ancora dal punto di vista letterario questo personaggio e quindi mi sono addentrata in Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Questo è il primo episodio in cui troviamo, cioè il primo libro in cui troviamo questo ladro. Se volete saperne di più, vi lascio magari da qualche parte o sopra o comunque nelle info box il video in cui ho recensito questo libro e ovviamente vi parlo un po' in generale della casa editrice. Se vi interessa saperne di più su questa casa editrice, c'è un video di Claudia, Lise Legge, Lise Viaggia, in cui vi fa vedere una carrellata del catalogo variegato di Polillo Editore. Il secondo libro è un saggio e mi ha portato dall'altra parte del mondo, cioè in Giappone. È da un po' che l'avevo preso, perché l'avevo acquistato nella box di Caravaggio Editore ancora dell'anno scorso. C'è da dire che a proposito di case editrici indipendenti, Caravaggio ha queste bellissime idee di creare stagionalmente delle box e quindi a dei prezzi molto vantaggiosi poter acquistare 3 o 4 libri più quelle che chiamano gemme, che sono delle piccoli pamphlet, dei libricini veramente sottili in cui comunque sia c'è una piccola storia poco conosciuta. Uno di questi libri è ben appunto La paura in Giappone di Marta Berzieri e Yonkai e altri mostri giapponesi. È un saggio interessante perché fa conoscere tutte le varie specie di mostri, ma non solo, che sono molto popolari nel Giappone. Avevo già letto lo scorso mese il volume di Ippocampo che riguarda sempre i fantasmi del Giappone e fra l'altro anche questo saggio si rifà ai racconti di Lafcadio Hearn, perché avendo vissuto molto tempo in Giappone e avendo parlato con la popolazione locale conosce molto bene le leggende popolari. È una cultura che sicuramente mi affascina parecchio ed è ricca di credenze popolari, soprattutto questi mostri che sono più che altro divinità, loro le considerano tutte divinità. Poi queste divinità possono essere malvagie o indifferenti all'uomo e delle volte comunque portargli dei benefici se vengono trattate con le dovute cautele. Spesso queste figure sono legate a periodi storici cruenti che sono avvenuti in Giappone, magari a invasioni, a guerre, e questi fantasmi o apparizioni sono il corrispettivo di quello che è accaduto. Il mondo moderno ha accettato ancora queste credenze popolari
e le ha trasposte molto spesso nella versione dei manga. Basta pensare a Bakugan, ai Pokémon, sono delle trasposizioni appunto di questi mostri particolari. Molte volte sono donne, altre volte hanno l'aspetto di bambini, o se no possono essere anche animali. Tra l'altro la volpe, il serpente, sono delle figure molto ricorrenti, ma questi spiriti possono essere anche delle cose. Questo mi ha particolarmente colpito perché non pensavo. Basta pensare che, per esempio, c'è un posto in Giappone, una specie di monastero, che si occupa del dare le giuste onoranze funebri ad aghi e pettini, in modo che questi non si rivendicano sul loro proprietario che non li ha gettati nel modo corretto una volta utilizzati. Dal punto di vista estetico, il volume di Caravaggio è sempre molto bello. Questa volta però le pagine sono plastificate per dare possibilità di inserire diverse immagini. Altrimenti, se no, di solito le pagine comunque sono cartacee. Non mi piace la scelta della plastica perché comunque sia al tatto fa un altro effetto, è più liscia, è scivola, ha questo effetto lucido. Preferisco invece l'effetto, diciamo, opaco della pagina di carta. Però posso capire che per inserire tutte queste immagini e quindi a colori è stato necessario comunque utilizzare una tipologia di carta differente. Ah, il volume lo trovate a 18,50 euro, mentre Lupin è a 12 euro. Sono tutti in brochurati, quindi non sono in copertina rigida, sono molto facili da leggere. La terza lettura è un libro che non è fra quelli che avevo scelto di leggere o che mi sarebbe piaciuto leggere in questo mese, né fra la mitica enorme pila dei libri che aspettano il loro turno, ma è un libro nuovo. L'ho trovato in edicola e si tratta di una graphic novel dedicata a Pasolini. Ricorre il centenario della sua nascita e quindi ho letto questa. Pasolini di Davide Toffolo. Questa versione qui è della Repubblica. Qui sono alcune immagini della graphic novel. Allora, la scelta è quella dello stile dell'autore, è quello di utilizzare il bianco e il nero e solo in alcuni punti l'arancione, perché questo ricorre anche nelle sceneggiature e negli scritti di Pasolini. Devo dire che personalmente, purtroppo, a parte quello che ho studiato a scuola, di Pasolini non ho letto niente, e leggendo questa graphic novel, sinceramente, mi è venuto molto desiderio di leggerlo, perché comunque sia il suo pensiero è attualissimo, cioè si può attuare benissimo anche nell'epoca moderna. Da cosa è nata questa graphic novel? Beh, Davide Toffolo riceve una mail di questo presunto signor Pasolini che lo vuole incontrare per rilasciare delle interviste. Ebbene, questo personaggio è decisamente... Questo personaggio è decisamente molto simile a Pasolini, anche nella voce e anche nei suoi pensieri. Ma Davide non è convinto che sia effettivamente il vero Pasolini, anche perché sappiamo tutti cosa è successo. Più che altro penso che questo sia un viaggio un po' più metafisico, nel senso che l'autore indaga anche su se stesso attraverso le parole di Pasolini. È sicuramente una graphic novel che aiuta a pensare e a crearsi un'opinione a riguardo questi pensieri e invoglia sicuramente a leggere gli scritti di Pierpaolo Pasolini. È una graphic novel che non si può leggere a cuor leggero, bisogna
Bisogna concentrarsi su quello che c'è scritto e assimilare ogni pensiero. Ci sono anche delle trasfigurazioni di animali in persone che ricorrono fra l'altro in alcuni scritti di Pasolini, ben appunto, e quindi penso proprio che questa graphic novel sia stata studiata molto bene. Si vedono alcune città in cui ha vissuto Pasolini, alcuni luoghi in cui ha vissuto. Penso proprio che come ricordo legato a questo autore, sceneggiatore, scrittore, sia proprio il messaggio corretto da portare avanti e da ricordare. L'ultimo libro del mese, che poi è stato anche quello che mi ha portato via molto più tempo di quello che pensavo, nonostante sia comunque un libro di 500 e oltre pagine, quasi 600, non credevo che avrei impiegato così tanto tempo nel leggerlo, non credevo che mi portasse via così tanto tempo, mi ha assorbito quasi 2 settimane, forse anche di più. In teoria dovevo inserire anche un altro libro nel mese, ho dovuto rinunciare al gruppo di lettura, cioè ho dovuto rinunciare a essere nelle scadenze del gruppo di lettura, ma comunque sia lo leggerò comunque a inizio di mese di aprile. Si tratta di L'idiota di Dostoevskij. E chi è il colpevole? Memorie di una geisha di Arthur Gordon. Io ce l'ho in questa edizione TEA, flessibile, tascabile. È scritto piuttosto piccolo. Forse è anche questo che non aiuta. Ho deciso di fare un video apposito per questa storia che ho letto insieme con molto piacere a Claudia. Qui in questo video fischieranno le orecchie a lei. La trovate nel canale YouTube Lise Legge, Lise Viaggia. È stata una lettura quasi condivisa a pari passo, e adesso io ho cominciato un po' prima, e devo dire che avere un confronto mi ha aiutato, uno, a interpretare meglio quest'opera, perché già partivo con dei presupposti sbagliati. E devo dire che per il resto abbiamo tutte e due avuto lo stesso pensiero, abbiamo seguito tutte e due lo stesso filo. Comunque sia, penso che ve ne parlerò più in specifico perché ho tante cose da raccontarvi di questa storia. Non solo quindi mi ha assorbito parecchio tempo, perché mi sembrava di leggere tantissimo, invece in verità erano pochissime pagine, perché si legge benissimo, non è da dire neanche che sia una storia noiosa, però purtroppo, per chi magari ha visto il film o già letto l'opera, sa benissimo che non si tratta di una storiella tranquilla e felice, anzi è una storia in cui ci sono tanti soprusi e tanti dolori che sono difficili da digerire, soprattutto nella nostra cultura occidentale. Però cosa vi posso dire? Senza andare troppo nello specifico, sicuramente mi è piaciuto. Di cosa parla Memoria di una geisha? Arthur Gordon ha impiegato 10 anni per studiare la vita del Giappone, ha fatto diverse interviste a una geisha e da questo ne ha tratto questo romanzo. È un'opera romanzata, anche se potrebbe sembrare quasi una biografia dettata da questa geisha. L'unica cosa che ci fa uscire, diciamo, dalla poesia del Giappone è proprio lo stile di Golden, che ogni tanto ti riciccia fuori stile americano. Diciamo che come alcuni film, anche nei libri, si avverte quando uno scrittore o una scrittrice è di questa nazione. E lui ogni tanto, questo mi ha dato un po' fastidio, perché comunque sia, una volta che sei dentro questo mondo bellissimo,
sei dentro questo mondo e stai vivendo le esperienze di questa donna, e lui risalta fuori dicendo, è come se volesse apparire, nel senso, guarda che sono io che ti sto raccontando la storia. E questo devo dire che poteva anche farne a meno. Sicuramente ci possiamo inoltrare nelle tradizioni del Giappone di cosa bisogna fare per diventare una geisha, quindi tutti gli studi. La tradizione, il trucco, come si vestono, per questo punto di vista è stato molto arricchente. Dall'altro però purtroppo conosciamo anche cosa succede a una ragazzina che non ha molti soldi, anzi è veramente povera, i suoi genitori non possono assisterla. Qual è il suo destino? In molti casi viene venduta. Venduta, e questo vuol dire che o finisce a prostituirsi o finisce, nel caso in cui sia di bella presenza o comunque abbia certe attitudini, a diventare geisha. E questo devo dire che è già difficile da digerire così. E purtroppo la storia prosegue ovviamente dall'infanzia di questa ragazza, di questa bambina, fino a quando diventa effettivamente geisha e fino alla sua fino a diventare una donna matura. Ma non voglio parlarvene troppo perché, a parte che questo video sarebbe enormemente lungo, e preferisco comunque fare un'analisi a parte, così anche da vedere se corrisponde in tutto e per tutto a cosa ne pensa anche Claudia. Bene, sono arrivate in fondo a questo video. Fatemi sapere che cosa avete letto voi in questo mese, se c'è magari qualche libro che conoscete, che cosa ne pensate. Come sempre, lo spazio qui sotto è dedicato a voi, quindi lasciatevi liberi di commentare, di farmi sapere la vostra opinione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di mettere un like, se non lo siete di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo buona caccia e tante buone letture. Ciao!